Amici di Levante Sport TV, ben ritrovati. Abbiamo sentito Silvia Rovegna con Tutto Secondo e il suo ospite, il tecnico della Cogornese, Diego Guatelli. Passiamo ad affrontare il campionato di terza categoria. Ospite con noi in studio Francesco Rovegno, mister del Boca Castaldi. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. Andiamo a vedere quello che è successo nella settima giornata nel campionato di terza categoria con l'Arenelle che ha vinto per 3-1 contro l'Ariese, Carasco 0-8 Framurese, partita rinviata. Lo 0-0 fra il Carva e la United Rapallo, il 2-0 del Boca Castaldi in trasferta contro il Moniglia, il 3-1 del Montepenna sul Radio Portofino, il 4-0 del Valle 2008 sul Ricalcio, il 2-1 della Ruentes sull'Atletico Casarza, il 3-1 del San Pier di Canne sul Loco Recco. Domenica mattina Marco Barcella era al Riboli di Lavagna per Arenelle e Riese. Andiamo a vedere il servizio. Per formulare pronostici un po' più precisi di fronte in questo a persone che se ne sono andate, ci vorrebbe forse un sistema migliore per rendere e ricordare quelli che non ci sono più. Azione dell'Arenelle sulla fascia sinistra, calcio di punizione diretto a mezza altezza, la palla va sul palo e si insacca un grande tiro da parte di Zaghetto, Cristian Zaghetto, il numero 4 dell'Arenelle, gran calcio di punizione a 3 minuti e 15 secondi di gara, 10 minuti di partita, 9 possibilità per la palla limite, possibilità di concludere da parte di Stefano, una maglia diversa a quella abitualmente portata, ancora una punizione che è sicuramente collassarsi al gioco del calcio in quanto dalle loro parti da giovane era stato anche giocatore, mentre il figlio ha preferito la carriera immediata di direttore di gara. Certo dovrà farsi forza e carico come dicevo della polisportiva sotto misura, la palla alzata di un soffio ancora da Zaghetto a distanza breve al sinistro di Luis Sergio Pimental, eccolo appoggiato al centro sotto misura e il colpo di testa preciso e imparabile per Zucchini, porta il punteggio sul 2-0, conclusione crediamo proprio del numero 8 Scarpi, Romeo Scarpi. Fabio, vai in mezzo! Bello, dai! Luca!
Siamo con Ezio Bergamo, allenatore dell'Ariese. Oggi una sconfitta per 3-1 contro l'Arinelle, classifica che comunque rimane buona. E diciamo che la classifica per l'ultima arrivata come l'Ariese è ancora buona, malgrado la sconfitta odierna, che sinceramente si poteva evitare, visto come è venuta. Comunque, detto questo, visto che commettiamo molte ingenuità, c'è da aspettarsele certe partite, anche se, ripeto, nel secondo tempo, specialmente nella prima parte, abbiamo avuto il tempo e il modo di poter reagire al meglio e di pareggiare. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e poi abbiamo subito un rigore finale che ci ha tagliato le gambe, però va bene così, accettiamo la sconfitta di buon grado. Secondo tempo da prendere positivamente in vista del prossimo turno? Beh, direi di sì, perché appunto secondo tempo c'è stato qualche cambiamento, ho fatto un paio di cambi e che sono risultati abbastanza positivi, almeno per la prima mezz'ora, però poi pensavo di riuscirci a riequilibrare la partita. Purtroppo, ripeto, c'è uscito un rigore finale che ci stava, sia ben chiaro, però c'era anche da parte nostra forse un rigore. Detto questo, non stiamo a polemizzare, ci mancherebbe. E abbiamo commesso troppa ingenuità e pertanto bisogna saper accettare anche la sconfitta. Siamo con Stefano Timossi, segretario dell'Arenelle. Dopo due sconfitte consecutive è tornata la vittoria. Sì, è tornata la vittoria, ci voleva perché ne venivamo da tre partite non troppo fortunate, con assenze, varie vicissitudini, problemi, altro appunto. Abbiamo avuto un lutto la settimana scorsa, papà di un nostro giocatore che è venuto a mancare, e per questo gli dedichiamo questa vittoria, come la dedichiamo al mister, che si è preso 2-3 giorni di vacanza meritata dopo una stagione di lavoro. Gliela dedichiamo, dedichiamo appunto a Marco, a papà, per il papà, e niente, cerchiamo di far sempre bene. Non è facile, un po' di problemi, cerchiamo di recuperare qualcheduno, qualche infortunato. Comunque i ragazzi devono essere poi tutti utili alla causa, quindi niente. Nel secondo tempo l'Ariese ha fatto di tutto per recuperare la partita, salvati da un grande Rizzuti, poi avete trovato il 3-1. Il nostro portiere, che sia bravo, è un dato inconfutabile. Anche il secondo è bravo, però magari gli manca un po' di esperienza, però due bravi portieri, in queste partite ci è venuto a mancare Giuseppe, adesso è venuto, ci dà una mano, siamo contenti. L'Ariese è una buona squadra, i giovani, primo anno, entusiasmo. Hanno attaccato per cercare di pareggiare, noi siamo stati bravi a resistere e poi ci siamo guadagnati il rigore, che con qualche sofferenza siamo riusciti poi a segnare lo stesso.